Bentornati amici, un nuovo appuntamento con le Fantamagus Week News. Io sono Massimo dal negozio di Monza e in collegamento con me trovate Andrea dal negozio di Milano Certosa. Ciao Andrea. E Ciao ciao Max e ciao a tutti. poi abbiamo Crisha dal negozio di Milano. Ciao Crisha. Ciao. Vedo che ti sei portata dietro un ospite. Sì, indesiderato C'è però. Davide anche, bene, bene. Ciao Davide. Ciao, allora sentite, io ho incominciato a stufarmi di questa cosa. Allora, innanzitutto, voi state diventando vecchi, voi, non io. Mi sto aprendo un nuovo canale su TikTok. Adesso Bene, farò i a giochi. posto. Allora, io adesso farò i giochi con i balletti. Sto già Bene. prendendo lezioni, sto già In un prendendo. canale tuo però, Mio canale, tutto ovvio. tuo, Le tutto sto tuo. facendo con un coreografo, il coreografo dei BTS. Mi sta Ottimo. insegnando delle. Cosa ridi? No, Lei ride, ti non sa, immagino che non lì sa, tutti e non tutto. Ti sa, non vedo, sa. ti vedo. E, allora, cosa parlate? Allora, il coreografo dei BTS ha appena chiamato il leader dei BTS e gli ha detto: guarda, non c'è più posto per te perché ne ho trovato uno nuovo, che Credo che sarei ci io. sia un limite di età per il K-pop, cioè una roba tipo. Dopo una certa età è proprio 18. vietato, Ma con credo. me hanno rotto le regole, con me hanno rotto le regole. Ah, Ho inventato ok. anche Talmente un passo bravo. nuovo, inventato. Volete Ok, va bene. vederlo? No, no, grazie. No. Allora, io direi Certo. che possiamo iniziare con le novità della settimana. Oddio, possiamo iniziare con le novità della settimana, che è meglio, direi è meglio. Allora, parto io e vi parlo delle novità che arrivano da Giochi Uniti. Allora, cosa arriva da Giochi Uniti? Arrivano tre nuovi capitoli di Exit. Exit, per chi non lo conosce, è la serie di Escape Room famosissima che insomma viene prodotta da Cosmos e tradotta in Italia da Giochi Uniti. Ogni scatola contiene un nuovo caso. Si caratterizzano per essere sempre molto, diciamo, molto, come dire, insomma, c'è molto da maneggiare dentro una scatola. Di solito bisogna risolvere enigmi in maniera molto fisica, concreta, per cui dobbiamo disegnare, ritagliare, fare varie cose. Sono sempre molto, molto belli gli exit da questo punto di vista. Come sapete, sono anche suddivisi per livelli di difficoltà e in questo caso troveremo due casi nuovi a livello principiante, quindi adatti per chi non ha tanta esperienza con l'escape room. In particolare, il primo si intitola La Casa dei Misteri ed è una storia veramente classica. Praticamente il nostro gruppo è stato invitato da degli investigatori in questa casa. Noi ci rechiamo lì affascinati da questa prova perché vogliamo metterci in gioco con questi investigatori di fama internazionale. Una volta che entriamo in questa casa, la porta si chiude dietro di noi e da lì parte la nostra sfida per riuscire a battere la mente di questi investigatori che ci stanno mettendo alla prova. Il secondo titolo a livello principale si intitola In volo verso l'ignoto e questo è molto particolare perché in realtà siamo praticamente l'equipaggio di questo volo commerciale che sta facendo questa tratta, diciamo, che è abituata a fare insomma verso le Barbados, quindi un bel luogo di vacanze, eccetera, così, ma inizia a succedere di tutto. C'è un brutto tempo, iniziano a succedere diversi guai sull'aereo, insomma, noi dovremmo cercare di uscirne in qualche modo. Il terzo titolo invece si intitola Furto sul Mississippi. Quando l'ho letto, a me sembrava di vedere tipo i romanzi di Agatha Christie, tipo quello L'assassino sul Nilo, no? Perché praticamente è una roba del genere, solo che invece che un morto, siamo su questa crociera sul Mississippi, su un bel battello, siamo dei famosi investigatori e ci contattano per risolvere un furto che è avvenuto proprio sul battello, sulla nave. E quindi dovremmo investigare sulla nave, stavolta bene o male non c'è stato un omicidio, ma soltanto un furto da risolvere. Ok, questi sono i tre titoli, quindi le tre nuove escape room della linea di Exit che arriveranno questa settimana. E aggiungo un'altra uscita, sempre per Giochi Uniti, che è invece un gioco di ruolo, o per meglio dire, un'espansione per Starfinder. Che si intitola Spazio Vicino. In questa espansione, in pratica, è un'espansione da una parte, diciamo, di geografica,
perché ci viene descritto in particolare tutti i pianeti del, appunto, che si trovano in questa regione dello spazio che viene chiamata appunto spazio vicino. Qui si trovano in particolare i mondi del patto, insomma, e altri luoghi abbastanza noti dell'ambientazione. E in più il manuale ci dà anche nuovi archetipi, nuove opzioni, temi, equipaggiamenti, ci sono nuove tipologie di astronavi e quindi è anche, diciamo, un'espansione dedicata quindi anche ai giocatori, perché appunto vi dà nuove opzioni per i personaggi. Quindi una bella espansione dedicata sia lato master che lato giocatori, quindi Starfinder spazio vicino. Ok, questo è tutto per quanto riguarda Giochi Uniti. Io passerei la parola al nostro buon Andrea, che invece ci presenta le novità di Asmodee. Giusto, Andrea? Yes, grazie mille Max. Sì, allora io parto subito con un'espansione, l'espansione del nostro fantastico party game con gattini preferito, ovvero Exploding Kittens. E l'espansione nuova è Barking Kittens. Quindi i gattini, dopo essere esplosi in mille modi diversi e dopo essersi spogliati agli eventi sportivi con Streaking Kittens, diventano dei cani, perché cominceranno ad abbaiare. Barking Kittens è semplicemente un'espansione per Exploding Kittens. Mi raccomando, anche se la confezione è abbastanza grande, comunque richiede il gioco Exploding Kittens per essere giocata, e contiene naturalmente 20 carte in più che saranno inserite all'interno del mazzo e, come al solito, saranno carte completamente folli, pazze, e metteranno ancora più movimento nel nostro gioco. E poi una corona, la corona felina, la corona gatto indossabile, che una volta messa sulla nostra testa ci renderà immuni alle carte malvagie, diciamo così, quelle che vogliono portarci via magari carte dalla mano, vogliono manipolare la nostra pescata degli avversari. Quindi in quel momento noi siamo completamente immuni, siamo il re dei felini e siamo in quel momento immuni a tutte le perfidie che gli altri giocatori possono lanciarci. Naturalmente non rimaniamo non immuni alle esplosioni, ma questo naturalmente perché se no, cioè, gli exploding sono sempre gli exploding, quando si esplode è un problema. Poi vado avanti con un altro titolo, questo qua. Allora, si tratta di un titolo estremamente bello per gli appassionati del genere, è un must have, ovvero Ticket to Ride Europe, ed è l'edizione del 15° anniversario. Allora, 15 anni sono passati dall'edizione originale di Ticket to Ride Europe, tantissime famiglie hanno giocato a Ticket to Ride, sopra USA, Europe, New York, qualsiasi altro Ticket to Ride va sempre bene, ci divertiamo sempre tantissimo, e questa è un'edizione da collezione, diciamo così, per celebrare il 15° anniversario. L'edizione è estremamente bella. E naturalmente si tratta di un Ticket to Ride Europe come svolgimento del gioco, come regolamento del gioco e come complessità del gioco e come numero di giocatori, però i componenti all'interno della confezione sono naturalmente tutti specialissimi e incredibilmente esclusivi. Cominciamo dal dire che ogni giocatore ha una sua confezione di latta che contiene i suoi vagoni completamente custom, nel senso che non sono solamente colorati del colore del giocatore, ma sono anche proprio scolpiti in maniera diversa per renderli completamente subito riconoscibili, e comunque sono un prezzo molto più pregiato. Il tabellone è più grande dell'edizione normale ed è anche molto più dettagliato. Le carte sono altresì, anche loro, sono bordate in maniera leggermente diversa, sono illustrate in maniera decisamente diversa. Ecco, è proprio un gran bell'oggetto da collezione. È ovvio che chi non possiede Ticket to Ride Europe non può perderselo, ma anche per chi già lo possiede può mettere questo articolo nella sua collezione, perché di fatto è proprio è un'edizione proprio di quelle commemorative, e direi che è un ottimo titolo da avere. Posso aggiungere una cosa, Andrea? Sì, che, allora, noi parliamo sempre di quanto sono belli i giochi. Per questa edizione qua mi sentirei anche di dire una cosa. È un'edizione celebrativa dell'anniversario, tiratura limitata. Io vi dico soltanto che l'edizione 10° anniversario di Ticket to Ride USA, che è uscita oramai 7 anni fa, 8 anni fa, oggi ha raddoppiato il suo valore. Sono proprio oggetti da collezione. Ha raddoppiato, se andate a cercare adesso, la pagate almeno €200. Cioè, così, ve lo dico,
poi valgono di più dei bitcoin adesso. Beh, beh, è un bel investimento. Guarda, è grande, è una grande esclusiva. Per i collezionisti è un bel investimento, cioè è oggettivamente un bel investimento. Guarda, è comunque una, è, sono comunque delle, delle edizioni da collezione che naturalmente, non visto che sono a tiratura limitata, non possono fare altro che aumentare il loro valore, sia di collezione sia monetario effettivamente. Comunque questa è l'occasione per prendere Ticket to Ride Europe 15° anniversario. Bene, poi invece questa è proprio una novità, è una novità da parte di Asmodee. Non ce l'ho ancora in mano il gioco e quindi devo, qua c'è Max che deve fare degli straordinari clamorosi, perché è un gioco che spiegarlo senza immagini sarà un delirio, ma ci proverò lo stesso. Allora, il gioco si chiama Botanic. Botanic è un gioco per due giocatori soltanto, della, la durata della partita è di circa 30 minuti ed è indicato dai 10 anni in su. Questo gioco è un po' particolare, è un gioco di tessere, ma stranissimo. Ci provo. Allora, intanto nel suo laboratorio la ricercatrice Beatrix Barry ha trovato un modo per creare qualsiasi alimento utilizzando dei macchinari. Questo è un gioco con decisa ambientazione steampunk e diciamo che per farlo ha trovato due squadre che cercheranno di ottenere, di creare il macchinario più efficiente possibile per creare queste nuove, per creare questi alimenti, diciamo, questi vegetali. Diciamo che il titolo Botanic si spiega così. Le due squadre non sono altro che i due giocatori, che ovviamente parte una competizione terribile per cercare di creare la macchina più efficiente. Allora, per creare la macchina ogni giocatore partirà da una tessera iniziale che ha un... tra l'altro sono illustrate molto in maniera molto strana, molto steampunk, però sono decisamente belle come illustrazioni, e partirà da questa tessera iniziale dove comincia a partire, diciamo, questo tubo. Ovviamente tutte le tessere devono essere collegate tra loro. Come si fa? Ogni turno ne verranno, da un gruppo di tessere, ne verranno selezionate tre disponibili e ci sarà una plancia tra i due giocatori che ha tre file, una fila al centro che è, diciamo, la fila di controllo, e poi ci sono i due registri, il registro del giocatore A e il registro del giocatore B. Ogni volta che noi vogliamo recuperare una tessera tra quelle tre disponibili dobbiamo farlo in due step. Ovvero prendiamo la tessera disponibile e la mettiamo eventualmente sul nostro registro, se la vogliamo. Noi dovremmo stare attenti alla fila centrale di controllo, dove ci sono sopra queste tessere che hanno... Ogni tessera, diciamo, ha un colore e anche una forma. Le forme sono stranissime, però si riconoscono perché sono decisamente... Cambia solo il colore, ogni tanto c'è un fiorellino, c'è qualche elemento scenico che poi comunque serve per il conteggio dei punti vittoria, ma diciamo che la forma è riconoscibile. Diciamo che possono esserci tubature con valvole, tubature con bulbi e incroci, che sono anche quella una cosa particolare, e poi infine ci sono le piante vere e proprie, che sono poi la conclusione della macchina botanica. Queste sono le tipologie di tessere, quindi quando noi prendiamo una tessera di quelle disponibili, se la piazziamo sul nostro registro, la dobbiamo per forza piazzare in uno slot dove quella del registro è corrispondente come tipo. Il colore non è importante, ma come tipo assolutamente dobbiamo metterla in quel modo. Altrimenti possiamo prendere una tessera da quelle disponibili e metterla nel registro centrale, in quello di controllo. In quel modo non abbiamo nessun vincolo, possiamo metterla dove vogliamo. Se per caso, quando noi mettiamo una tessera del registro, cambia il registro e quindi cambierà la corrispondenza tra tessera nostra e tessera del controllo, la tessera viene rilasciata e noi possiamo ottenerla. Attenzione, possono ottenerla anche i nostri avversari. Mettiamo un esempio: noi abbiamo fatto nella linea centrale c'è il tubo con bulbo e ho messo il mio tubo con bulbo nel mio registro e il mio avversario ha messo tubo con bulbo nel suo registro. Se io prendo una tessera da quelle disponibili e la metto al posto del tubo con bulbo centrale, le nostre due tessere vengono subito rilasciate e noi possiamo piazzarle nella nostra costruzione.
Vi garantisco che è più difficile spiegarlo che giocarci, ma una volta che noi le piazziamo le dobbiamo piazzare naturalmente con un criterio, le tessere bene o male sono tutte collegate, non è quasi possibile scollegarle, ma noi dobbiamo tenere conto del nostro punteggio finale e il punteggio finale si raggiunge cercando di collegare quante più tessere possibili dello stesso colore e soprattutto quante tessere dello stesso colore raggiungono un bulbo di quelli diciamo principali, ovvero l'alimento, no? La nostra pianta che nasce da queste tubature steampunk. Se noi riusciamo a collegare questi colori e terminare la nostra costruzione con un bulbo, otteniamo parecchi punti vittoria. Naturalmente possiamo farlo in più modi diversi, cercando di collegare le varie tessere, cercando di tenere a mente il nostro colore. Altrettanto farà naturalmente il nostro avversario. Alla fine della partita si conteranno quindi le tessere che sono dello stesso colore, che sono tutte collegate, i bulbi eventuali che nasceranno da queste tessere di un colore del proprio colore, e poi anche i piccoli simbolini fiore o elemento botanico che compare sulle nostre tessere. Il giocatore che avrà ricevuto più punti vittoria vincerà la partita. Ve lo garantisco, intanto si tratta di un gioco veramente strano, molto bello, con questa meccanica in due step di piazzamento tessera che è decisamente innovativa, e secondo me è un gioco sicuramente molto interessante e da tenere sotto controllo. Tra l'altro la scatola è molto piccola, compatta, e anche il prezzo è compatto, quindi direi che è proprio da tenere sotto controllo e da avere. Passerei la parola a Krisha e al suo illustre ospite Davide per le ultime novità della settimana. Farò l'ospite, ascolto, cosa devo fare? Illustre però, ho detto, molto importante. È un complimento. Allora, sono arrivate dalla Streamforged Games queste scatole che sono Happy Encounters, che in pratica sono dei come D&D, appunto bene per la quinta edizione di D&D, e sono dei incontri da soli, che quindi magari se non si ha tempo di fare per mesi sempre la stessa campagna si può fare questo ed è molto più veloce. All'interno ci sono le varie miniature per ognuna delle avventure e anche il libretto con l'avventura e dei consigli per il master, che comunque sono molto utili per chi magari masterizza per la prima volta. Adesso ne abbiamo qua quattro che adesso mostrerò, tipo questa qua è la sala del Re Orco. Ah, una cosa, ma queste confezioni vanno bene per tutti i livelli? Ci sono alcune che vanno tipo bene per tutti i livelli, quindi magari si possono essere adattati, mentre alcune sono fatte apposta per il livello medio o il livello alto, però la maggior parte sono adattabili. E all'interno sono in inglese, mi stavo dimenticando di dire, quindi bisogna tradurli dopo. E comunque appunto sto dicendo, questa qua è la sala del Re Orco, poi ne abbiamo qua di fianco altre che sono, senza farle cadere, la tana del Drago Rosso, questo qua. Che in inglese è? Lair of the Red Dragon. Scusate, ho pagato per farla studiare, insomma, volevo fare. Corretto. Pago. Poi abbiamo appunto la palude dell'Idra. Che in inglese è? The Swamp of the Hydra. Swamp of the Hydra, sentito la pronuncia. Ho speso bene i soldi. Farei vedere anche dietro la scatola che si vedono le immagini delle miniature. Sì, ma poi faremo vedere anche le miniature. Avete pronto tutto. Sì. E poi vabbè, ci sono le camere del popolo serpente. Che in inglese è? Chambers of the Serpent Folk. Visto, cioè, l'inglese lo sa. Sì, qua con balbettamenti. Questo come si dice? File. Questo qua è un omaggio ad Aldo Giovanni e Giacomo. For you? Especially for you? No, What is this? No, oddio mio. I don't know. Non so neanche lei. No. Perché lo sapete? Bene, vediamo le miniature all'interno. Esatto. Allora, c'è quella del Drago Rosso, che non si apre. Ti aiuto. Bravo. Grazie, ospite. E appunto, vabbè, c'è il tabellone, che è così piegato di carta. E al posto di portarsi il rotolo. Faccio l'assistente. La valletta. Ok, ci sono le i segnalini, chiamiamoli. Non so in questo caso ci sono dei segnalini, perché all'interno... E poi c'è tutta la cosa con l'avventura, che è più piccolina, almeno non bisogna portarsi il librone con l'avventura. E vabbè, poi qua in questo caso c'è il drago, che è componibile. Tiriamolo fuori, vediamo. Ah, in questo momento ha le ali smontate. Componibile.
No, è per fargli vedere, perché ti facciamo vedere un drago che però in questo momento del drago non è nulla. Sarebbe un drago cinese. I draghi cinesi sono molto serpentiformi. Sì, non hai mai visto Dragon Ball? Cioè, non hai mai visto Dragon Ball, Davide? No, Dragon Ball no, non l'ho mai visto. Ma comunque non hanno le ali. Vabbè. Allora, sapete tutto voi, basta, fate voi la Beh, puntata. Ma Dragon Ball, cioè, Dragon Ball. Infatti sei l'ospite. Non lo so. Allora, drago, già sulla... con le monete d'oro, perché ovviamente i draghi amano l'oro. Adesso provo a montarlo così in diretta. Che poi, secondo me, è una viverna. Ah no, è drago rosso, come fa a essere una viverna? Quante zampe ha? 4. 4. Allora no, è un drago, è un drago. Allora è un drago, va bene. Più le ali, naturalmente. Più le ali, più le ali. Ecco qua, aspetta, ci Beh sono. Che tanto ormai adesso, Max, con... Tanto, dopo Trono di Spade... Dopo Got, le viverne si sono... Scusate, mi perde... ho perso le ali, scusate, Va bene. Comunque si tratta veramente di miniature molto molto belle. Sì. Vabbè, sì, te lo faccio vedere da questa parte. Va bene, che almeno una è stata montata, via. Esatto. Ma quindi si tratta di incontri elite quasi singoli, insomma. Sì, esatto. Mica un pagnette. Esatto. È una mini avventura, praticamente. Sono mini avventure. Che potete inserire come potete inserire scontri in una finali, campagna in o giocarli così. Esatto. Beh, bello. No, è poi dentro pratico. Vi facciamo vedere poi, quella degli orchi, se anche volete. Anche solo le miniature sono fantastiche. Per sì, gli orchi che poi si possono riutilizzare. Cioè. Tanti piccolini, cioè, quindi stanno tutti lì. Quanti? Sono bellissimi. Tirane fuori uno, vedi, fuori uno. Chi mi cerca sempre l'esercito dei goblin o degli orchi, queste scatole fa prima che a pescare sì, miniatura per miniatura. Facciamolo è molto comodo. Facciamo l'influencer, che così... Questa qua è una, e poi, vabbè, poi ci sono anche tutte le altre. Comunque sono belle, sì, come miniature ci stanno. Perché si mette la mano dietro? Per mettere a fuoco. Ah, ok. Non sei giovane. non lo sapevo. Io sono sempre con questi due. Non mi insegnano niente, non mi insegnano. Vai, è il tuo turno, ospite. Bene, allora, invece io vi presenterò una novità a Games Workshop. Normalmente non siete abituati a vedere novità Games Workshop, tranne quando ci sono delle scatole base. Allora, è uscito per Warhammer Age of Sigmar Dominio. Allora, perché ve la facciamo vedere? Attenzione, perché questa è una scatola ultra limitata. Games Workshop ci ha abituato a queste serie, abbiamo visto per esempio Indomitus di Warhammer 40.000. Sono delle confezioni estremamente convenienti, di solito escono quando ci sono dei cambiamenti nelle regole dei vari giochi, e quindi anche in questo caso con Dominio effettivamente abbiamo delle nuove regole. Visto che non abbiamo tantissimo tempo per vedere le regole, vediamo un attimino magari il contenuto. Allora, all'interno troviamo innanzitutto due eserciti. Si troviamo l'esercito degli Stormcast e l'esercito degli Orchi. All'interno avrete circa 60 miniature sono. Ovviamente questa scatola è sicuramente più conveniente che acquistare i singoli pezzi. Poi all'interno troviamo la scheda che ci permette di assemblare i nostri modelli con tanto di numeri e colori per semplificare l'assemblaggio. Dopodiché abbiamo questa guida, inizia qui guerra a Guardia d'Ambra, in cui c'è ambientazione, e poi ovviamente c'è all'interno tutto quello che ci serve per poter incominciare a giocare senza dover leggere tutte le regole. Perché vi ricordo che in Warhammer Age of Sigmar, in questo regolamento, ci sono le regole libere, quelle bilanciate e quella narrativa, così che potete seguire tutta una storia e crearvi tutta una serie di combattimenti che seguono il background, ovviamente, di Dominio. L'altra parte importante è il regolamento. Allora, il regolamento che troverete all'interno ha una copertina completamente diversa da quella che ci sarà in commercio, e quindi questa edizione è anche un'edizione un po' speciale, quindi se qualcuno vuole avere qualcosa di differente, oltre a risparmiare un sacco di soldi, è il caso di acquistare questa. Poi successivamente uscirà il regolamento, usciranno i Gainers Handbook, usciranno altre cose, ma non saranno così. Poi all'interno abbiamo le pergamene. Le pergamene da guerra sono sostanzialmente quelle schede riassuntive con tutte le statistiche delle miniature. Bene, allora, come vi ho già detto, Dominio è una scatola sicuramente molto importante, a tiratura limitata, quindi sarà necessaria la prenotazione e il preordine, perché altrimenti rischiate di non trovarlo.
oltre al fatto che comunque con i preordini vi verranno dati anche tutta una serie di omaggi. Adesso qui non li ho portati, comunque avrete tutte le bustine protettive per proteggere le pergamene. Cosa importante, saranno serigrafate con dietro il simbolo di Warhammer Age of Sigmar, perché poi queste non troverete assolutamente le sleeve in commercio, perché ci sono sempre un sacco di difficoltà per trovarle. Che è un formato unico. È un formato esatto che fanno soltanto loro. Poi vi daremo un portachiavi orchesco e poi ci sarà una spilla di Warhammer Age of Sigmar che potrete sfoggiare per le vostre serate in discoteca. Quindi per attirare le ragazze così. Sì, così. Sì. Attirate le ragazze così. Quando vedono una spilla. Arrivano a fronte. Bene. Allora, per questa puntata, scusate, abbiamo terminato. Avete imparato anche un po' di inglese. Adesso la prossima volta proseguiremo con le lezioni. Ovviamente. Non gli fai il test della cadrega? A chi? A lei o a lei? A lei, a sono milanese, la lei lo sa, lei la sa, lei lo sa. Infatti, per quello. Io quello potevo fare qua a Monza. Quello Monza, arriviamo. Va fortissimo, va fortissimo. Ma guarda che qua ci guardano tutti Italia. Cioè, giusto, giusto. Non possiamo renderla così locale. International. Ecco, noi siamo international. La prossima la facciamo tutta sottotitolata nelle varie lingue. Ci giusto. Pensa Pensate Andrea. No, beh, ci pensa Andrea. Tanto Andrea. Ecco, cosa okay, fare Andrea. Ci niente da fare. Ecco. Sta a sentire alcuni, noi giochiamo tutto il giorno, quindi. Certo, come no? Giochiamo tutto il giorno. Bene, allora. Abbiamo da fare. Sì, beh, vabbè. Tra un lavoro e l'altro, insomma, si gioca. Insomma, alla fine. Bene, allora spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, ovviamente potete mettere un mi piace, vi potete iscrivere così potrete ricevere le notifiche attivando la campanella. Le puntate escono tutti i lunedì, la trovate appunto sul canale di YouTube finché i ragazzi mi vorranno, altrimenti poi mi troverete appunto su TikTok. No, che vi spiegherò i giochi. E basta. Vi rinnovo l'invito, grazie ancora di averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.